E questo fenomeno è un fenomeno internazionale, questa è una cosa che non vediamo mai e che insistere a guardare soltanto le atrocità naziste, scusate, insistere a guardare le atrocità naziste serve solo a evitare di guardare le altre cose. Ciao. Per esempio, il fatto che di fatto ha mandato ha incarcerato, ha mandato in manicomio, ha castrato molte più persone la democratica America, gli Stati Uniti d'America, che l'Italia fascista. La repressione anti-omosessuale è stata più forte negli Stati Uniti democratici che nell'Italia fascista. E qui da capo sito neofascista che mi fa dire che il fascismo era buono con gli omosessuali. No, non è questo che sto dicendo. Sto dicendo che la persecuzione fascista degli omosessuali rientra all'interno di un fenomeno generalizzato di tutto l'Occidente che ha finalmente preso atto la civiltà occidentale del fatto che c'è una categoria di persone che si sono autonominate omosessuali che hanno delle pretese. Pretese che sono inaccettabili ed è quindi arrivato il momento di rimetterle al loro posto. Questa repressione ha tipologie diverse a secondo dei paesi, perché ogni nazione fa storia a sé, ha strumenti diversi, per esempio in Nord Europa è molto utilizzata la castrazione degli omosessuali. Io credo che molti di voi avranno visto in questi giorni un film riguardo a Turing, che subì la castrazione chimica per il fatto di essere omosessuale. Tra l'altro, il padre del computer moderno, quello che aveva decrittato il codice Enigma salvando la sua patria, eccetera, eccetera, non poteva di dire di esserlo perché tutto il suo lavoro era secretato e quindi ebbe la sorte di qualsiasi altro omosessuale di quell'epoca. Adesso hanno fatto i film su di lui perché era Turing, ma Turing è semplicemente una delle migliaia di vittime che cadono vittima di questo periodo di repressione. Dario Petrosino ha fatto uno studio in cui rileva proprio come fondamentalmente ci sia un movimento diffuso in tutto l'Occidente, che ha delle punte per noi interessanti, perché finalmente ci ricollega a quello che siamo noi oggi. Negli ambienti storici è molto di moda una teoria che va sotto vari nomi, costruzionismo storico, fa parte della queer theory, eccetera, che vede l'omosessualità come invenzione dei medici del XIX secolo. Prima del XIX secolo non esisteva il concetto di orientamento, non esistevano omosessuali, esistevano esclusivamente atti singoli. E nel testo di Foucault, che viene sempre citato come base di questa teoria, la traduzione italiana parla di recidivi. Il testo francese in realtà parla di relapse, che è un concetto diverso. Il relapse è una persona che si è convertita al cristianesimo ed è ricaduto nel paganesimo. Comunque il concetto è quello. L'omosessuale è una persona che tende a ripetere un reato, ma non è nulla di particolare. Per capire bene il concetto, possiamo prendere ad esempio il tossicodipendente. Non esiste un orientamento tossicodipendente, esiste una persona che tende a ricascare sempre nello stesso vizio. È soltanto, dice Foucault, il medico dell'Ottocento, che inventa una figura umana per poterla meglio incastrare, sorvegliare e punire. La mia ricerca storica invece dimostra che questa tesi è completamente sballata, nel senso che le persone omosessuali, la parola non esisteva ancora ovviamente, ma pederaste per esempio sì, fin dal 600 parlano in termini di noi e di loro, questa è una di noi, quella è una di loro, c'è tutta una serie di gerghi in Italia, in Francia, in Spagna, eccetera. E quello che succede nell'Ottocento è esattamente l'inverso, non è la medicalizzazione dell'omosessualità, ma è l'omosessualizzazione della medicina, ossia i medici ritengono di dover reagire contro una minoranza che ha iniziato a pretendere uno spazio, come abbiamo visto prima, e stabiliscono che sì, l'omosessuale sarà anche un terzo sesso, ma è comunque un difetto biologico, è una degenerazione, è una malattia, è un male. E i tentativi che fa la medicina per patologizzare l'omosessualità sono tantissimi, ci prova con la neurologia, ci prova con l'embriologia, ci prova col degenerazionismo, quando queste cose non funzionano più, ci prova con la teoria ormonale, quando ci prova con la psicanalisi, ci prova in tanti modi. E noi assistiamo, la storia,
dell'Ottocento in poi, è la storia continua tra una minoranza omosessuale che continua a riteorizzarsi in modo tale da sfuggire all'ideologia dominante della società, e una classe medica, giuridica e soprattutto clericale che continua a ributtare la palla dall'altra parte del campo, trasformandola costantemente in qualcosa di negativo. Prendiamo come esempio, che viviamo quotidianamente, il modo in cui i cattolici stanno prendendo i gender studies e la queer theory, si è alimentata la teoria del gender, che non esiste, però ce l'hanno tutta trasformata, deformata, e ce l'hanno ributtata per dimostrare che siamo dei deficienti che credono delle cose assurde. Questo fenomeno, che è successo nell'Ottocento, è successo anche dopo i grandi successi del movimento di liberazione omosessuale degli anni 30. Se non fosse stato per l'ascesa del nazifascismo, il movimento omosessuale era ormai quasi riuscito a ottenere una serie di cambiamenti. Questo fatto è dimostrato dal fatto che gli stati che non erano in guerra decriminalizzarono l'omosessualità proprio durante il periodo della guerra. L'Islanda, la Svizzera, la Svezia depenalizzarono l'omosessualità tra il 1940 e il 1945. Questa è la dimostrazione del fatto che era iniziato un movimento che aveva un certo momento, che nazismo e stalinismo si preoccuparono di bloccare, di stoppare. La cosa più interessante per noi è che nella sua interpretazione maccartista, che è quella che ha avuto il maggiore influsso, posso dare per scontato che tutti sappiano cos'è il maccartismo, la caccia alle streghe è il fenomeno di isteria collettiva, di persecuzione di chiunque fosse di sinistra, delle idee di sinistra, che ha avuto luogo in America negli anni 50, ha avuto breve durata, ma comunque è stato un picco di vera e propria caccia alle streghe, di pensiero reazionario molto esagerato. E fu subito dopo questa caccia alle streghe che il presidente Eisenhower firmò un ordine che stabiliva che le persone omosessuali potevano essere licenziate da qualsiasi incarico governativo, e qualsiasi incarico governativo vuol dire l'esercito, come l'insegnamento, come fare il bibliotecario, come qualunque cosa, non per ciò che avevano fatto in quanto omosessuali, ma per ciò che erano. E infatti esattamente di questi anni l'inserimento dell'omosessualità nell'elenco delle malattie mentali da parte dell'Associazione Psichiatrica Americana, via via fino all'Organizzazione Mondiale di Sanità. Noi sentiamo spesso le sentinelle in piedi che dicono gli omosessuali con il loro lobbismo hanno fatto tirare via l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, come se una malattia mentale si decidesse in piazza manifestando, dimenticandosi che in quella lista c'è stata soltanto una ventina d'anni e che comunque è entrata per una decisione politica, non di tipo scientifico, non sulla base di ricerche scientifiche. Quello che a noi interessa è che questa nuovo atteggiamento, per il quale si stabilisce che la persona omosessuale è deviante, stigmatizzabile, non sulla base di ciò che fa, cioè t'ho beccato mentre nel solaio lo mettevi a tizio, allora ti condanno a 2 anni di carcere. Non è più necessario questo, è sufficiente che io dimostri che tu sei omosessuale, perché ho trovato un diario in cui confessavi di essere omosessuale. Questo permise di allargare alle donne lesbiche le leggi antisodomia, che finora erano state applicate soltanto ai maschi negli Stati Uniti, ma permise anche come reazione la formazione di una coscienza di gruppo di persone. Non è un caso che la coscienza gay nasca negli Stati Uniti subito dopo questa serie di atti, perché una serie di persone, di individui separati, ognuno con una sorte, un destino diverso dagli altri, vengono presi dallo Stato che dice loro: no, tu fai parte di un gruppo, di una categoria di malati, di security risk, e che tu lo voglia o non lo voglia, che tu pratichi l'omosessualità o che tu non la pratichi. Questo sicuramente ha inciso moltissimo nella formazione di una coscienza, virgolette, razziale, chiuse virgolette, da parte della minoranza gay negli Stati Uniti degli anni 50-60. I primi slogan, e adesso concludo perché vedo che qualcuno comincia a sbadigliare, sono copiati dagli slogan del movimento dei neri. Il Black Power diventa il Gay Power, il Black Pride diventa il Gay Pride. Gli omosessuali si autoteorizzano come minoranza razziale.
Poi il problema è che si siano teorizzati un po' troppo come tale, che adesso abbiamo il bisogno inverso di derazionalizzare un po', è un altro paio di maniche. Io chiudo qua e tocca a voi.